esatto, bimbi, bimbi. Allora, bimbi, quali sono gli strumenti che un mago deve avere per essere un mago? La bacchetta, poi il cap e il man. Che muscita va a casa, non ce l'ho. L'ho dimenticato nel garage, dicevo. La bacchetta ce l'abbiamo e siamo pronti per fare la prima magia. Innanzitutto io mi chiamo Mago Chicco, 35 anni e vivo ancora con mia madre e mio padre, perché non voglio pagare affitto, mangio gratis, insomma, questo è un po' lo schermo. Allora Giovanni, prendi questa bacchetta che adesso faremo la prima la cosa. Giovanni, hai fatto la bacchettina! Mi è costata 18 euro, ti leggo il reddito di cittadinanza subito, quando lo tocco nell'orgoglio, devi stare fermo, adesso proveremo, prendilo qui che adesso io prendo, andiamo a decidere qual è la formula magica, facciamo bibibibo di bibu o abracadabra? O facciamo piscia la capra, cioè che è una cosa nuova, innovativa, va bene. Che bibibibo? Facciamo bibibibo di bibu che è più bello, più facile, no? Abracadabra ci siamo messo. Attenzione bimbi, e diciamo Giovanni è viva l'olio d'oliva, bimbi con il Castelvetrano che è pizza da madre che mangio, con lo pane, adesso mi dovete dire che cos'è questa cosa qui, bambini concentrati Giovanni, facciamo tutti, ciao, una pallina di colore rosso. Allora ci vedrete, devi qua, fai vedere, sei qui, fai sentire, ti va con un'area di soffrire, falla vedere ai tuoi amici, che sono sempre una così, tale di bici. Lì non si su, non si smuovere, perfetto, adesso soffiamo tutti per vedere se siamo negativi a campana. Soffiamo bimbi, non ci scotare però. Soffia bambino! Sì, vabbè, buona. Vediamo se Giovanni riuscirà a fare comparire un'altra pallina. Adesso dai tre colpi di bacchetta qua, tesoro. Aia, non è vita mia però. 3, 1, 2, 3, vabbè, 1. Come? Bidibi? Bodibi? Signori, facciamo un applauso! Bravissimo! Ho fatto comparire! Se abbiamo ottenuto un cavo di zuccheri, devo mangiare un secondino e continuiamo. Sta bella tu, questa è un serpentino, ah già sei un pino, già siamo anche dei pini, il serpentino, il serpentino, il serpentino, è bello. Adesso Giovanni guardami per tu. Allora signora Ceci, mi dica il nome di un attore famoso o un'attrice al mio 3 1 2 3. Lo dica ad alta voce, un nome di un attore famoso, come? Ha detto Tom Cruise? Signori, incredibile, perché io qui ho una foto di Tom Cruise da bambino. Facciamo un applauso? Facciamo un applauso, grazie a lui. Natale, il secondo figlio che mi stanno chiamando, secondo? Non so se sentite il rumore del cellulare, aspettate. Mamma mia. Sono con Giovanni, no? Verso le 8 finisco, il tempo di. Come sa troppo se. Come c'è la nonna che fa così? Su TikTok, dai. C'è la nonna che sta facendo una foto di Enzo Paolo Turchi, ma che ne sa, che schifo, non c'è l'ora! Vabbè, ora te li posso salutare. Bimbi, c'è mia madre che mi vuole salutare. Dite ciao, se non la finisce più. Non la finisce più. Ciao signora, ha detto, va bene. Ma c'è chi si è maledata mia. Che quella di signorina, vabbè, ciao, ma. Quindi, preparatevi perché questo non si fa, è molto pericoloso, quindi non fatelo, non improvvisate. Ciao. Adesso qualcuno farà il tampone al naso per vedere se è positivo al fuoco. Allora adesso Giovanni proverà a mangiare questo fuoco, va bene? Lo mangio io, bimbi. Mi sto facendo la cerea. Ah, siamo bruciati! Ciao, devo avere la mano più spessa, non ce l'ho. Guardate bimbi, non fa male, perché ormai siamo senza peli, visto? Adesso me lo mangio, Giovanni lo mangio? Non so. Vado!
mai siete pazzi nel mio fuoco, no? Non ci ammazzate, no? Facciamo un applauso, grazie. Anche dei pazziti! Un mio amico Fufi, se lo conoscete, Tanino, muoviti, Tanino. Lui è un animale molto carino, è un pruccione della famiglia delle pucciole. Ha un problema che secondo se ne frega da attivo, capito? Ti fermo tu! È un partito maggio, beve, si arrampica sempre. Insomma, può giocarci anche a pallavolo, fai il bagger. Si potrebbe. Se non hai capelli te lo metti qui, se ti mancano i peli delle ascelle te lo metti qui, se non hai il bacco te lo metti in un bacco, capito? Ci sono quelli che non... Cioè, aspetta, si sta finiscendo. Adesso addormentiamolo. Lo addormentiamo, Pippi. Vale, va attento. Diciamo tutti buonanotte. Buonanotte. Diciamo che sono riuscito a bella, dai, si è addormentato. Però non capisco, si è addormentato e c'ha sempre gli occhi aperti. Mi prendi in giro, bambino! Ma vero, aspetta, ti faccio la respirazione bocca a bocca che vuoi fare tu? O la faccio io? Io la faccio, ma che schifo. Vado, aspetta, vediamo se sopravvive. Ma che fai così con il culo, scusa? Ma così! Mamma, vediamo se sopravvive. Io non sto scherzando perché mi sto guadagnando del pane, lo so. È bello, È uno sfilatino 40 centesimi costa, ma sembra tipo una colomba, può anche volare. Non sta per dire, vero? Che cos'è questo qua? Abbiamo non prendono mai sole, quindi questo... Attenzione, adesso noi dobbiamo... Avvicina su, mi schifo. Avvicina, girami. Qui comparirà mia suocera con le ali, va bene? Ci manca sul pizza. Mi hai fatto male, dormi! Hai detto di buono! Signori, facciamo forte! Uno, due, tre, un applauso! Guardate qui, signori! Facciamo un applauso alla tortolina! Gina, la tortolina... Non avviciniamoci perché ha avuto da poco il colombavirus. Allora... Scherzo, allora Bibi, questa non è una colomba, comunque è una tortola molto rara, venuta da molto... Aspetta, Aisa. Questa bomba, adesso la toccherai piano piano. Giovanni, guarda che carino. Ah, se gli toccate la coda, il figo fa così. Ok, piano piano. Adesso... Tocchiamo piano piano Bibi perché... è addestrata, quindi rimarrà così perché l'ho addestrata anni e anni di addestramento, non è una roba per tutti. Facciamo allora, Giovanni, adesso dovete dirmi stop in qualsiasi punto del mazzo, gli dai stop, ora, perfetto. Giovanni, metti le mani dentro, grazie. E adesso la bacchetta così, bambino. Metti la mano, attenzione bimbi, che cosa, Giovanni, esci quello che trovi, grazie. Attenzione, le mutande di mia nonna, facciamo un applauso. Allora, sono carina, sono carina. Puoi appena mettere un po' in qualsiasi punto del mazzo. Dai tre colpi di bacchetta, Giovanna, così. Vai, rompilo, vai, rompilo. Vai, uno. Aia. Due, vai, dai un colpo. Aia. L'ultimo, vai. Se c'era la bomba c'era stecchina, era tipo un uovo. Allora vediamo, signori, i foulard sono scomparsi, vediamo. Giovanni, metti le mani qua dentro, è incredibile bimbi, i foulard sono scomparsi. C'è un applauso, grazie, bravissimo. Ma sei arrivato, due. Signori, il sorpreso velenoso, più velenoso di mia suocera. Adesso qualcuno dovrà darvi, guarda Bibi, allora è finto, però guarda, cioè sono nel finto così tale, che carino, eh? È un colpo d'occhio. Un serpentino, adesso lo metteremo qui, Giovanni, guarda, sembra il domatore dei serpenti. Facciamo un applauso, grazie. Facciamo un grosso applauso.
Giovanni, alzati in piedi, perché ho bisogno di te. Guardate qui, c'è qualcosa. Allora Giovanni, prendi questo in mano, grazie. Prendi questo super foulard, soffiati il naso e fammi qua. No, soffiati. Allora Giovanni, prendi questo foulard e mettilo qui sopra, bello sparparara. Ah, così, bello. Bello, tipo sfogorantiato, capito? Aprilo tutto, aprilo. Così, bravissimo. Ah. Giovanni! Giovanni! Andiamo! Allora, adesso questo qua lo togliamo. Sai! Faccio una posa al sogno! Aspetta, te lo alzo. Facciamo un applauso, Giovanni, qua! Se adesso lo vedo giù, allora tocca, quindi... Questo si fa a pelo lungo. Giovanni, il mitra, questo è nato a Ballarò, è residente in Corso di Stani. Ma questo si chiama Giovanni il mitra, capito? Mamma mia!